Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vedremo il rematore col manubrio su panca. Semplicemente prendete una panca o una sedia o un divano, quello che avete in casa, mettete posizionati sulla panca il ginocchio a 90 gradi e la mano della stessa gamba. La gamba che sta in appoggio non dovete metterla né più avanti né tanto più indietro, ma vi dovete immaginare una linea che vi prende tutte e due le cosce e quindi andate a mettervi in questa posizione qua, in modo tale che avete proprio le cosce parallele, ok? Andiamo giù, prendiamo il manubrio. Il movimento che dovete fare non è un movimento troppo alla cazzo di cane. Dovete partire o da qua e andate su tirando in questo modo, oppure se volete fare un movimento un pochino più oscillatorio, partite un pochino più in avanti e andate indietro, tipo una sorta di pulley. Respirazione, addome contratto. Non andate così con la schiena, se vi fate male, non inarcate troppo, quindi cercate di tenere l'addome contratto che vi aiuta anche a stabilizzare la schiena. Un altro trucco, un altro dettaglio che dovete tenere, ci sono due modi di fare il rematore col manubrio. Uno è un pochino più cittato, quindi quando scendete andate a perdere un attimino l'assetto delle spalle, quindi le spalle al posto di stare sempre ferme in questa posizione, quindi sono parallele, andate un pochino, scendete e quindi andate ad allungare anche di più il dorso. Questo lo consiglio per gente che è un pochino più avanzata, quindi per principianti questo, per avanzati questo, in modo tale che si va a strecciare bene il dorso.